La Caivano Runners, 39 minuti e 39 secondi, Filomena Palomba. Premia Carlo Cantares, Fidal Nazionale, prego. Non sia mai. Ecco la premiazione di Filomena Palomba, seconda classificata. Ed ora un grandissimo applauso alla vincitrice con il pettorale numero 4, sempre della Caivano Runners. 39 minuti e 36 secondi, sempre Palomba, ma Francesca, complimenti, premia il sindaco di Forio Stani Verde, guadagna pure il gradino più alto del podio. Opla, ecco fatto, Stani Verde, il sindaco di Forio che premia Francesca Palomba, una foto con le autorità, prego, che voglio dire... Con il pettorale numero 7 del team Forti e Veloci Isola d'Ischia, 34 minuti e 44 secondi, Andriy Chukraiuk. Davide Laezza, delegato alla cultura e giovani del comune di Forio, atleta ucraino che abbiamo imparato a conoscere ormai da tanti anni qui a Forio, abbiamo premiato tante volte perché fortissimo, al secondo posto con il pettorale 135 del team La Sbarra e i Grilli, 32 minuti e 56 secondi, il suo crono è fatto secondo, Gabriele Carraroli, bravissimo Gabriele, prego, di nuovo la figa d'Italia, Carlo Cantares. Complimenti, complimenti, eccolo il secondo, ed ora un grandissimo applauso al vincitore con il pettorale numero 1, oh, manco a farlo apposta, della AST Sicilia Running Team, 32 minuti, 34 secondi, Armando Ruggero. Già vincitore della maratona di Agropoli, è riuscito qui con uno sprint, è più lunga la maratona come si sa. Complimenti, sempre Stani Verde a premiare, foto di gruppo con le autorità, foto di gruppo prima con le autorità e poi anche con le atlete, un attimo, solo autorità, e l'hanno avuta loro, l'avete avuta voi, la devono avere anche loro. Allora, gli uomini giù, le donne su, facciamo... Ok, gli uomini giù che sono eleganti, un'ottima idea, vedi quando uno è abituato alle premiazioni, vedi, lui l'aveva detto che era Fidal nazionale e non regionale, complimenti, complimenti, ottima idea, ecco il podio completo, un grandissimo applauso, le donne e gli uomini. Complimenti, grazie mille, grazie mille.